Credo che la domanda più frequente che mi avete fatto nell'ultimo periodo sia quella di parlare di Synthetix Exchange e del suo token, Synthetix Network Token. E quindi oggi ne parliamo in maniera approfondita. Si tratta di una piattaforma di strumenti derivati decentralizzata. Questi strumenti derivati si chiamano per l'appunto SINTHS. La pe peculiarità è che, appunto, essendo completamente decentralizzata, ha bisogno di incentivare le persone a farne parte, quindi a dare liquidità alla piattaforma e a permetterla di crescere poi nel tempo. E vi stupirete, ma funziona, e funziona anche alla grande, tant'è che il numero di strumenti derivati creabili e tradabili su Synthetix è sempre in crescita. Adesso si stanno aggiungendo le azioni, i metalli, insomma, ci sono veramente tanti asset. E la cosa bella, ovviamente, è che le ricompense per chi decide di dare liquidità alla piattaforma, di farne parte, di permettere quindi la creazione di questi Synth, è altissima, ed è ciò che sta mantenendo sana la tokenomics, appunto, della piattaforma stessa, il valore del token che si prospetta molto bene nel futuro. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi quindi parliamo di questa interessantissima piattaforma. Volevo farlo in 7 minuti, ma abbiate pazienza, è veramente impossibile. Quindi ho deciso deliberatamente di alzare il tempo a 10, ma vedrete che è già solo l'essenziale anche in 10 minuti. Infatti vi dico subito che se siete interessati a un tutorial pratico, magari di come si fanno i passi che vi spiego oggi, ditemelo nei commenti, così magari approfondiamo in futuro, perché è davvero una delle piattaforme più interessanti dell'ecosistema DeFi. Andiamola a vedere, ma prima vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate veramente tanto. So che vi piace l'argomento DeFi, continueremo a trattarlo perché è un trend veramente in crescita e quindi mi raccomando, mi piacciatemi. Infine iscrivetevi al canale, agli altri social e sul canale, già che ci siete, cliccate anche la campanellina, così vedete i video per primi grazie alle notifiche che vi arriveranno. Ora basta chiacchiere, facciamo partire il cronometro e di corsa andiamo a vedere Synthetix cos'è e come funziona. Synthetix è la prima piattaforma completamente decentralizzata di creazione e trading di prodotti derivati, chiamati appunto SINTHS. C'è un modello di tokenomics che ricompensa tantissimo coloro che vogliono partecipare, che decidono di partecipare alla liquidità e al collaterale di questa piattaforma, e questo è ciò che le permette fondamentalmente di crescere nel tempo e di stare in piedi. Questa piattaforma è basata e creata sulla blockchain Ethereum e oggi cerco di presentarvela nella maniera più completa, rapida possibile. Questa piattaforma si basa sul trading e sulla creazione, come vi dicevo, di SINTHS, asset sintetici. Che cosa sono? Sono dei cloni di asset tradizionali, diciamo, che possono essere valute, criptovalute, commodity come oro, argento, metalli, eccetera, azioni, insomma, qualsiasi tipo di asset. L'essere un asset sintetico ne semplifica estremamente la gestione, perché non rende necessari tutti i passaggi per l'acquisto e la custodia di un asset tradizionale, ma appunto permette di acquistare questo suo clone utilizzando semplicemente questa piattaforma che li ospita. Questo garantisce maggiori liquidità e minori fees grazie alla semplicità di utilizzo e la non necessità di custodia. La decentralizzazione è garantita dal fatto che la piattaforma si basa su un pool di collaterale condiviso dagli utenti, e questo pool di collaterale funge anche da controparte per i trades, quindi ha una duplice funzione di liquidità, chiaramente fornisce liquidità alla piattaforma, e di controparte, importantissimo, perché se io acquisto qualcosa, qualcosa o apro una posizione su un prodotto derivato SINTH, vado ad aprire una posizione contro tutti gli altri fondamentalmente, quindi dal mio guadagno o perdita dipenderà anche il guadagno o la perdita degli altri, e di questo ne parleremo dopo perché è estremamente importante da sapere. I SINTH chiaramente possono essere convertiti in qualsiasi momento, sia in altri SINTH, sia in criptovalute, sia in recupero del mio collaterale, che è il token SNX, che è un po' ciò che serve per poter accedere e utilizzare questa piattaforma come attori protagonisti. Come si fa a creare i SINTH? Da cosa recuperano valore? Allora, si parte appunto dal token SNX, Synthetix Network Token, che funge da collaterale, quindi io devo depositare il mio SNX sul mio wallet, collegare il mio wallet alla piattaforma e semplicemente vincolare i miei SINTH. Lo vedremo tra poco un po' più nel dettaglio. C'è una forte ricompensa per gli holder, in realtà, che decidono di partecipare attivamente alla piattaforma, perché le fees del trading, e non solo, quelle del trading già sono dello 0,3% per trade.
ma non solo queste, insomma, varie fees di gestione e inoltre c'è anche lo staking stesso garantisce una ricompensa, ma tutto questo è girato appunto a coloro che vincolano i loro SNX per dare collaterale. La dApp sulla quale si può vincolare gli SNX si chiama Mintr e in questo modo si creano appunto i SINT. Il loro valore è preso dall'esterno, ovviamente, perché sono SINT creati sulla blockchain Ethereum, sono dei token. Il loro valore è preso dall'esterno tramite oracoli, che sono dei ponti, chiamiamoli così, che importano dati dall'esterno e li scrivono sulla blockchain. La collateralizzazione ovviamente deve essere molto alta, sa, superiore nello specifico al 750%, per evitare il rischio di liquidazione di massa. Il trading avviene su il DEX, sul DEX che è il Synthetix Exchange, e sono convertibili l'uno nell'altro in qualsiasi momento grazie a questo collateral pool che vi dicevo essere appunto ciò da cui si attinge, da cui ogni partecipante alla piattaforma attinge per avere liquidità. Andiamo un po' più nello specifico, come si fa a fare tutto ciò? Prima cosa, depositare gli SNX, qua ho sbagliato, ho scritto SXN, sul nostro wallet ERC20 e collegarlo a Mintr. Si può usare MetaMask, si può usare il Ledger, insomma tutti quei wallet collegabili ad una dApp, ad uno smart contract. E sul wallet chiaramente devono esserci gli SNX. Il primo SINT che si può creare è la stablecoin SUSD, dove S sta per Synthetic. E la si utilizza o per fornire semplicemente liquidità, quindi la si lascia lì, oppure si può decidere di vendere per altri SINTs. In questo modo si incrementano ancora di più le fees ricevute, perché si dà liquidità non solo in stablecoin, ma anche con la creazione di un SINT specifico, che spesso e volentieri sono più richiesti delle semplici stablecoins. Quindi come si fa? Direttamente da Mintr si può utilizzare un'altra dApp che si chiama Depot per vendere i propri Synthetic USD per Ether. Oppure dal DEX li si può scambiare con altri SINTs. È semplicemente una compravendita che avviene in maniera decentralizzata. Io poi mi troverò in tasca, anziché i miei SUSD, degli altri asset sintetici. Attenzione, perché ovviamente gli asset sintetici sono volatili. L'SUSD è stablecoin, però c'è un però, e qua arriva il punto più importante in assoluto, ovvero il debt register. Quando io vado a creare un SINT, io mi rendo partecipe, quindi vincolando i miei token SNX, io mi rendo partecipe al debito della piattaforma nei confronti dei suoi utilizzatori. Cosa significa? Se io vado ad acquistare Bitcoin e Bitcoin aumenta di valore, io ci guadagno, ma qualcun altro ci perde. Nel caso di un exchange centralizzato, è colui che direttamente mi ha venduto i Bitcoin. Nel caso di Synthetic Network, di Synthetix Exchange, questo debito viene sparso sui diversi holder, diciamo così, della controparte dell'asset che io ho acquistato. Quindi, se stiamo parlando della coppia BTC-SUSD, se qualcuno guadagna acquistando BTC, coloro che hanno gli SUSD avranno perso una piccola parte, ovviamente la perdita è diluita tra tutti i partecipanti. Ma questo è importantissimo, è da capire, perché anche se io creo dei SINT stabili, come appunto l'SUSD, il mio debito poi potrà variare in base all'operato altrui, perché nel momento in cui io decido di uscire dalla piattaforma Synthetix, io devo ripagare il mio debito, ridando quindi i SINTs che ho creato, e in questo modo sblocco i miei SNX. Questa è l'uscita, che è la cosa speculare dell'entrata. In questo modo svincolo gli SNX ed esco dalla piattaforma. Però attenzione, perché il mio debito è variabile in base all'operato altrui e mio, chiaramente, perché se io stesso vado a generare un SINT il cui valore può variare, se varia verso l'alto o verso il basso, il mio debito varierà di conseguenza. Ma non solo quello, perché anche l'operato altrui è importante, perché io partecipo insieme a tutti gli altri come controparte di tutti gli altri. Vedete, questo è il discorso della decentralizzazione. Facciamo due esempi che magari ci capiamo meglio e poi terminiamo qui. Esempio numero uno, allora ipotizziamo in maniera estremamente semplificata che nella piattaforma ci siano solo due partecipanti, questo Medio e Jan. Questi li ho presi dal white paper della piattaforma, questi esempi. All'inizio entrambi creano da Mintr 50.000 SUSD per un debito totale di 50.000 della piattaforma, ripartito 50-50. Dopodiché Medio va a creare, ad acquistare, scusate, 50.000 equivalente SUSD di SBTC, che è il Synthetic BTC, mentre Jan rimane in SUSD. BTC aumenta del 50% e che succede? Succede che Medio si ritrova con un controvalore di 75.000 SUSD nei suoi SBTC. Il debito totale della piattaforma è aumentato.
è diventato 125.000, che è il controvalore totale dei SINT generati. Alla fine, quindi, cosa succede? Il debito viene ripartito in egual modo tra i partecipanti della piattaforma, però Medio ha avuto un guadagno di più 25.000 e quindi il suo debito è mitigato, l'aumento del suo debito, mentre Jan, che non ha avuto nessun tipo di guadagno, si becca lo stesso questo debito qua. Quindi entrambi va a finire che dovrebbero pagare 12.500 in più di debito, in quanto il debito maturato dalla piattaforma è quello, solo che Medio ha il suo guadagno di 25.000, quindi va a finire che ha un profitto netto di 12.500. Jan, che non ha nessun tipo di profitto, deve pagare 12.500, va in perdita, anche se aveva una stablecoin. È importante. C'è un esempio numero 2 che magari aggiunge qualche dettaglio, che sempre vede Medio e Jan iniziare con 50.000 USD. Dopo Medio va long 50.000 dollari di BTC, SBTC, mentre Jan va sull'inverse BTC, ovvero short, è il synthetic di, è il synth di short, di 50.000 dollari. BTC aumenta del 50%, quindi Medio guadagna il 50%, Jan perde il 50%. Vedete, il debito totale in questo caso rimane invariato perché Jan ha perso. Quindi che succede? Il debito è sempre 100.000, ripartito metà e metà tra i due partecipanti, e pertanto cosa succede? Succede che Medio, avendo un profitto netto di 25.000, si incasca quei 25.000, perché il debito finale rispetto a quello iniziale, a differenza dal caso 1, non è diverso, mentre il nostro Jan, che ha perso 25.000, perde 25.000, è tutto lì. È importante capire questa cosa, perché uno che vuole partecipare, chiaramente non saranno così alte le differenze tra il debito iniziale e finale, perché gli attori sono numerosi, non soltanto due per fortuna, però vincolare i propri SNX e rendersi partecipe del debito della piattaforma, oltre a fare un grosso favore all'ecosistema, è un rischio, ed è questo il motivo per cui le ricompense sono così elevate verso gli stakers, e quindi questo è un po' il modello che fa stare in piedi la piattaforma stessa, un rischio ripagato da un notevole rendimento nel tempo. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra, e insomma, se volete sapere di più su qualche aspetto, chiedetemelo nei commenti, perché adesso ho cercato di farla il più veloce possibile. Ragazzi, alla prossima!